Hola, si sente? Hola, buenas tardes. Sono davvero emozionata, sono grata e sono onorata di essere qui al TEDx e di incontrarvi. Non a caso questo TEDx ha proprio come nome, come tema, gli incontri. E quindi un meraviglioso incontro. Giacomo Melani, che mi ha invitata qui e che ringrazio pubblicamente, mi ha chiesto di rispondere ad una domanda, quella che vedete sullo schermo: come affrontare al meglio gli incontri che la vita ti riserva. Ed io, da coach e quindi da allenatrice mentale, non potevo far altro che accettare. Perché? Perché le domande sono sicuramente uno dei migliori strumenti che si possono utilizzare nella vita, in quanto fanno partire proprio dei processi mentali. E quindi, come affrontare al meglio gli incontri che la vita ci offre? Allora, la vita è una serie di incontri e quello che dobbiamo fare, la prima cosa per affrontarli al meglio, è riconoscerli. Voglio fare un esempio. Quest'oggi voi tutti siete qui al TEDx e quindi siete ad un incontro, l'incontro con degli speaker che sono qui sul palco, ma anche l'incontro con le persone che sono presenti qui a questo incontro. Io vi inviterei a guardarvi un attimo intorno, proprio a 360 gradi. Voglio vedervi, fatemi vedere. Vi guardate un attimo intorno? Vi guardate un attimo? Sì, bravi. Ah. Oh, vedete? Qui ci sono persone che hanno un comune o più comuni denominatori con voi. Ovvero sono persone curiose, sono persone aperte all'ascolto, all'osservazione, persone che vogliono prendere consapevolezze, e quest'oggi fino ad adesso ne abbiamo prese tante, tante di consapevolezze, sono persone che si vogliono mettere in gioco, e quindi persone che hanno degli interessi comuni. La mia domanda è: ma vi siete presentati con la persona che avete a fianco, con la persona che avete dietro, con la persona che avete davanti? C'è una parola molto bella che noi diciamo quando ci presentiamo, che è piacere. Piacere, vero? Piacere. Quale miglior piacere di incontrare persone che hanno già i nostri stessi interessi? E quindi quando andiamo fuori, poterle incontrare, guardarle negli occhi e dire: ah, tu eri al TED, eh? Che ne dite? Può essere una buona idea magari presentarsi e cogliere questo tipo di opportunità adesso? Che ve ne pare? Se vi do 20 secondi per farlo, alza un pochino le luci così vediamo come si presentano. Su, su. Presentatevi, avete 20 secondi. Conto fino a 20 mentalmente per farlo. Bene. Guardatevi negli occhi e fatelo in modo cosciente. Ah, che bello, meraviglioso. Bene, 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 perfetto. E quindi che cosa abbiamo imparato fino adesso? Cosa abbiamo imparato? Che il primo passo per affrontare al meglio gli incontri che la vita ci riserva è quello di occuparci, di riconoscere l'ambiente nel quale siamo, di vivere nel qui ed ora, praticamente di occuparci e vivere il presente. Che ne pensate? Può essere un buon modo di cogliere le opportunità e di affrontare al meglio gli incontri che la vita ci riserva? Eh sì, perché la vita, come vi ho detto precedentemente, è fatta di incontri, ed io nella mia vita ne ho fatti veramente tanti. Incontri con paesi, diversi paesi, incontri con culture, con luoghi, con persone,
con lingue diverse e ogni volta questa cosa, insomma, di incontrarli mi ha insegnato l'importanza di appunto vivere il presente e di essere lì e rendermi conto delle risorse che avevo intorno a me e delle risorse che potevano essere già a mia disposizione. Vedete? Lì c'è una bimba, una bimbina. Io sono nata a Caracas, la mia storia è iniziata lì, in Sud America, in Venezuela, e quello che ho imparato, stando lì con quella cultura, è questo, ok. Ovvero avere un atteggiamento costruttivo e quindi pensare sempre io sono ok, ma anche tu sei ok. Ok. E non solo. Diciamo che ho avuto un'educazione alquanto disciplinata che mi ha permesso di prepararmi e quindi di occuparmi, di impegnarmi tanto, di allenarmi. Infatti ho fatto diverse cose, ginnastica, danza, chitarra, chi più ne ha più ne mette, e questo mi ha permesso di capire che un'altra cosa che fa in modo che noi possiamo affrontare al meglio le cose, le situazioni, gli eventi, gli incontri che la vita ci riserva è quella di abilitarsi, di allenare la mente, allenare il corpo, allenare lo spirito, il che significa sviluppare i propri talenti. E questa cosa mi è servita tantissimo. Sapete quando? Quando, per esempio, sono arrivata in Toscana. In Toscana che cosa è accaduto? Io ho vissuto, diciamo, la mia preadolescenza, quando sono arrivata in Italia, per un anno in Campania. E siccome io non sapevo l'italiano, ho imparato il dialetto. Perché all'epoca soprattutto, insomma, si parlava in dialetto. E quando sono arrivata in Toscana parlavo un mix tra dialetto campano e spagnolo. Una cosa abbastanza, diciamo la verità, non molto comprensibile. E ho avuto un incontro abbastanza doloroso con la scuola, in particolare con un insegnante che ogni volta che entravo a scuola mi metteva proprio in fondo all'aula perché ero diversa per il fatto appunto di parlare così e che mi ripeteva continuamente una frase: parla italiano altrimenti ti schiaccio come uno scarafaggio. E faceva proprio così, e nella mente di una adolescente, insomma, essere vista come uno scarafaggio non è proprio il massimo delle immagini. Meno male che grazie alla mia educazione, al fatto cioè di vedere sempre il meglio nelle cose e al fatto di essere abituata ad allenarmi e quindi a sviluppare i talenti che avevo dentro di me, ho iniziato ad usare un'altra cosa, il potere dell'immaginazione. Ed è proprio questo l'invito che io vi faccio quest'oggi: usare il potere della vostra immaginazione, oltre che l'allenamento, ovviamente alla preparazione nelle varie abilità. E grazie a questo potere io ho iniziato ad immaginare me come una persona, sempre con un microfono in mano, a parlare italiano di fronte ad un pubblico italiano. Ed ho iniziato a fare molte esperienze in merito, oltre a studiare la grammatica, oltre a leggere una quantità infinita di libri, oltre a fare corsi di dizione, quindi lo studio, ho iniziato a trasmettere in radio, per esempio, quindi mettermi in gioco, 17 anni. Poi ho iniziato a cantare, a fare la vocalist, a fare presentazioni. Insomma, alla fine, grazie alla mia immaginazione, a vedermi così sempre, tutti i giorni e abilitarmi, anche oggi, come vedete, ho un microfono e sono davanti ad un pubblico italiano. Quindi usare l'immaginazione, visualizzarsi già avanti, oltre. E questo è molto importante. È importante perché se cambi tu,
cambia il mondo intorno a te. E l'unico modo per vivere al meglio il proprio futuro è proprio quello di crearlo dentro di te. Quindi il miglior modo di inventare il tuo futuro nel presente è crearlo dentro di te. E tutti gli incontri, tutti gli incontri che noi potremmo fare nella nostra vita sono dei maestri, dei grandissimi maestri. Questa sera ad Arezzo cosa c'è in coro? Cosa c'è stasera ad Arezzo? Il Saracino. E generalmente c'è un personaggio proprio che è protagonista sempre, no, del Saracino. Vedete qual è? Il burattino, il burattino. Allora, vi va di dimostrare al mondo che tutti e proprio tutti siamo esseri speciali, pieni di risorse infinite dentro di noi e che quindi possiamo allenare la nostra mente per congruenza il nostro corpo e anche il nostro spirito, ovviamente, e quindi possiamo dimostrare al mondo che abbiamo dei superpoteri. Ci state a fare un esercizio con me? Eh? Ci state o no? Mi sento un po'... Eh? Quando c'è da mettersi in gioco. Allora, alziamo un attimino le luci in sala, pochino pochino. Allora, perché le faccio alzare? Per vederci, innanzitutto per vedervi, perché voi... vi vorrei far provare venire qua, no? È buffissimo, perché io parlo, ma parlo praticamente al buio. Io non vedo nulla, il nulla più totale. Adesso riesco un attimino a vedere le vostre facce. Allora, io adesso poserò questo attrezzino, vi inviterò ad alzare in piedi, piedi in piedi tutti, ok? Bene. E andremo a dimostrare che anche noi siamo dei supereroi, abbiamo dei superpoteri, ok? Allora, io vi farò vedere qual è la cosa che va fatta. In questo momento voi state fermi, non la fate, mi guardate e poi lo fate anche voi. Vedete, io mi metto con i piedi alla larghezza delle spalle, metto un braccio di fronte a me così, in fronte, e poi faccio una rotazione di questo tipo, dando proprio il massimo del livello di rotazione, ok? Dovete sentire proprio male, cioè dare proprio il massimo, che più, di più non ce n'è. Ci siamo? Senza muovere i piedi, piedi fermi, 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 fermi. Proviamo? Andiamo? Siete pronti? Pronti? Via! Vai, 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 il più, vi deve far male, 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 male. Bene, torniamo in posizione. Oh, adesso useremo la nostra immaginazione. Quindi vi chiederò di fare un gioco con me, di chiudere gli occhi, di stare fermi, quindi non muovervi, e di far lavorare solamente la vostra mente. Quindi io vi dirò cosa fare e voi lo farete, ma all'interno della vostra mente, non con il vostro corpo dentro, ok? Ci state? Andiamo con l'esperimento? Molto bene. Allora, chiudiamo gli occhi e adesso dovete immaginare di essere il burattino. Sì, il burattino. Sapete che il burattino gira e gira e gira intorno a sé tante, tante, tante volte. È flessibile. E quindi andiamo a girare. Pronti? Uno, e due, e tre. Girate, girate, immaginatelo. E cinque, e sei. Bene, torniamo indietro. Ah, che flessibilità, che elasticità, che potenza, bello. Lo rifacciamo un'altra volta, sempre con la nostra immaginazione. Pronti? Via. Vum. E vum. E vum. 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 Che flessibilità, siete elastici, flessibili, potete fare qualsiasi cosa. Bene, riapriamo gli occhi. Ah, e adesso rifate l'esercizio di prima. Rifatelo, forza, al massimo della vostra potenza, via, 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 via. Siete andati un pochino più in là? Di quanto? Ditemi un po', dico un pezzo così, di quanto? Pezzo così. E prima avevate dato il massimo? Come vedete, grazie alla nostra immaginazione
È possibile andare oltre, oltre quelli che sono i nostri limiti. E se noi ci alleniamo, e ci alleniamo tutti i giorni, nelle cose che vogliamo, possiamo andare oltre a quello che la fantasia ci può dare. C'è un grandissimo coach che io apprezzo tanto e considero come il mio coach numero uno, che è Claudio Belotti, che dice: voi non avete sufficiente fantasia per immaginare dove potete arrivare. E quindi vi esorto a utilizzare sempre la vostra immaginazione, unita ovviamente all'allenamento, all'impegno, alla preparazione, alla determinazione. Quindi abilitarci e crederci, vivere così, in quel modo lì, in potenza, credendo in noi e per noi, perché quando noi abbiamo un livello di energia alto, riusciamo a dare tanta energia anche agli altri. Ma se noi abbiamo un livello di energia loffio, cosa possiamo dare al mondo? Cosa possiamo dare agli altri? Ben poco. Sicuramente un livello e dei risultati che non sono i risultati che invece potremmo sicuramente avere. E quindi, oltre a questi strumenti, cosa si può fare e come possiamo affrontare al meglio gli incontri della nostra vita? Con altri due strumenti. Uno è questo. Lo conoscete? Fatemi vedere che lo conoscete. Fate vedere? Bene. E l'altro? Oddio, dov'è? Non c'è. Era un bel cuore gigante, vabbè, meno male che l'ho indossato. E l'altro è questo, ok? Un cuore che avete dentro, quello che pulsa, che vi permette di vivere. Quando quello smette di battere, non ci siamo più. Quindi mettiamo una mano sul cuore e sorridiamo. E quindi sorridiamo con la mano sul cuore a noi stessi, prima di tutto, dicendo grazie a noi stessi. E grazie all'universo che c'è intorno a noi. Ricordatevi che la parola coraggio contiene al suo interno la parola cuore. E quindi viviamo in potenza con il sorriso e con coraggio. Grazie infinite.